Il Consiglio dei Ministri vara le nuove semplificazioni, l'obiettivo è risparmiare circa 4 miliardi, destinati alle zone terremotate 91 milioni di euro tagliati ai partiti. Incontro AB sindacati, previsti nel settore bancario quasi 35.000 esuberi, in Italia l'azienda ne dichiara 690, Banca d'Italia avverte salari e redditi in ribasso fino al 2013. E allarme esuberi nelle banche, sentiamo i particolari con Alessandra Orlando. Salari e stipendi cresceranno meno dell'inflazione fino al 2014, dice la Banca d'Italia. Dunque un calo ulteriore del potere d'acquisto e del reddito delle famiglie che nei primi sei mesi di quest'anno è già sceso di quasi il 4%. Ma il segnale positivo è che l'uscita dalla recessione ci sarà già il prossimo anno, afferma Banca d'Italia, che comunque prevede un calo del PIL dello 0,7% nel 2013. La crisi investe anche le banche, gli esuberi sarebbero decine di migliaia, è l'allarme lanciato dai segretari generali di CGIL, CISL, UIL, UGL e della FABI che hanno incontrato i vertici dell'ABI. Abbiamo l'impressione che l'ABI da questo momento in poi cercherà di porre l'accento sui prepensionamenti obbligatori. Siamo contrari, è un argomento questo che riguarda circa 35.000 lavoratori bancari e ci batteremo affinché questo progetto di ABI non passi. Ci sono appunto le stesse situazioni che abbiamo dappertutto, una crisi che sta asciugando ogni possibilità di tenuta del sistema economico e quindi occupazionale. Soluzioni difficili come per l'Alitalia, dove sono previsti 690 nuovi esuberi. Lunedì sindacati e vertici aziendali si incontreranno per discutere il piano industriale. La situazione si aggrava un po' ovunque e, secondo il presidente di Confindustria Squinzi, anche negli ultimi provvedimenti del governo non ci sono, afferma, elementi incisivi per la ripartenza, in particolare per quanto riguarda ricerca, innovazione e infrastrutture.